Salve a tutti ragazzi, sono Computerman M13 e questa è la recensione della JLB Cheetah, un fuoristrada radiocomandato in scala 1-8, incredibilmente veloce, divertente da guidare e anche economico rispetto agli altri modelli della stessa categoria. All'interno della confezione in cui ci viene spedita troviamo tutto il necessario per poterla utilizzare immediatamente. Infatti la JLB Cheetah è già assemblata e l'unica cosa che dovremo fare è ricaricare la batteria del modello e inserire 4 pile AA nel radiocomando. Potremo così iniziare a guidarla sul fuoristrada o farla sfrecciare su una lunga strada asfaltata. Ma se volete sapere la velocità massima, non dovrete, a differenza di me, mettere a rischio il vostro telefono. Infatti, come potete vedere, ho messo lo smartphone all'interno della carrozzeria e utilizzando l'applicazione Tachimetro GPS ho potuto vedere che l'incredibile velocità massima è 83 km orari, che è addirittura più di quanto viene dichiarato sul sito. Ma dopo questa descrizione rapida e veloce, ci tengo a descrivervi in modo un po' più approfondito le caratteristiche della JLB Cheetah. Come vi ho già detto, è un modello in scala 1-8, molto più grande delle classiche auto radiocomandate. Possiede delle enormi ruote da fuoristrada e ha delle sospensioni idrauliche in alluminio. Anche l'intero telaio è fatto di uno spesso strato di metallo, che rende la JLB Cheetah praticamente indistruttibile. Quest'auto è dotata di un motore brushless, che non solo è molto più potente di quelli convenzionali, ma è anche impermeabile. Per questo motivo non dovremo aver paura di farla sfrecciare a tutta velocità all'interno di pozzanghere o su strade bagnate. Infatti, l'elettronica non si danneggerà. Il motore viene alimentato da una batteria altrettanto potente da 3 celle e 4000 mAh. Questo fuoristrada ha una potenza talmente elevata che accelerando al massimo non solo si impennerà, ma addirittura in alcuni casi farà una capriola su se stessa. Per questo motivo nella parte posteriore della JLB Cheetah è presente una ruota per le impennate e sul radiocomando troviamo una funzione davvero molto utile, ovvero un selettore della potenza massima. Una caratteristica che la rende perfetta anche per i principianti che non si fidano a utilizzarla subito a massima potenza oppure per farla provare a qualcuno che non è abituato a utilizzare modelli così veloci. Un'altra caratteristica che ho trovato davvero intelligente sono le due luci LED presenti nella parte anteriore del veicolo. Queste ci saranno utili per mantenere l'orientamento quando il modello è molto lontano. Gli aspetti della JLB Cheetah che mi sono piaciuti di più sono sicuramente l'incredibile velocità, il fatto che sia possibile utilizzarla non solo sulle strade asfaltate ma anche su qualsiasi altra superficie, soprattutto grazie alla trazione integrale, alle grandi ruote e agli ammortizzatori idraulici che funzionano perfettamente anche sul fuoristrada più impegnativo e la sua resistenza. Infatti nonostante abbia fatto molti incidenti in questo mese di utilizzo, nessun pezzo si è mai rotto. E poi ovviamente il fattore più importante è che è molto divertente da utilizzare, specialmente quando per l'alta velocità le ruote si deformano, come potete vedere in questa scena al rallentatore, oppure nel momento in cui tutti i cani che si trovano lì vicino iniziano ad inseguirla. Nonostante tutti questi aspetti positivi c'è anche qualche difetto. Il radiocomando mi ha un po' deluso. Infatti me ne sarei aspettato uno di qualità più alta e più professionale. Questo infatti, oltre ad essere un po' troppo leggero ed economico, ha anche un difetto un po' fastidioso. Qualche volta la ruota dello sterzo si blocca e va spostata verso il centro manualmente. Poi un'altra cosa è che le gomme, anche se si comportano perfettamente su quasi tutte le superfici, hanno poca trazione sulla terra battuta. Infatti, come potete vedere, appena provo a dare gas, perdo il controllo. Questi sono i difetti, ma ci sono anche alcune migliorie possibili. Il caricatore che ci viene dato in dotazione, pur funzionando perfettamente, ricarica la batteria in circa 4-5 ore,
che è decisamente troppo. Per questo motivo vi consiglio di sostituirlo con uno più potente e professionale, come questo che vedete nel video, di cui vi do il link in descrizione, con cui invece potete ricaricarla in un'ora. Questi caricatori piccoli ed economici vanno bene per i principianti e vengono mandati insieme a questi modelli in modo tale da non dover necessariamente comprare un caricatore aggiuntivo. Io di questi ne ho una collezione e vi posso garantire che dopo aver comprato un caricatore serio farete come me e questi piccoli caricatori non li userete più. E se vogliamo, un'altra modifica che possiamo fare è prendere una batteria più capiente e potente. Per aumentare l'autonomia, che con quella in dotazione è di circa 15-30 minuti in base a come la utilizziamo, e migliorare anche l'accelerazione e la ripresa. Questa JLB Cheetah è di sicuro un'ottima alternativa, molto più economica rispetto agli altri modelli in circolazione, e vi posso garantire che con questa vi divertirete davvero moltissimo. Se siete interessati all'acquisto, vi lascio il link per poterla acquistare in descrizione. Per questa recensione è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video.